Jim. Presidente. Jim. 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 Eccomi. Entro nel gioco e rispondo solo ai ticket admin. Cerco di aiutare le persone. Punto. Questo è... niente. Dai. Ho sete. È vero, ho sete. Ma I. R. L. Pronto? Pronto, buonasera, numero verde. Mi servirebbe il furgone con quello con le casse, no? Perché stiamo facendo un'asta a quel vigneto e il proprietario del concessionario vorrebbe fare una festa dopo l'asta, appunto. E allora lei sarà recapitato. Pota. Vado. Voglio. Mi dica. Devo segnalarti un bug praticamente che sì. Ha lei. Allora, praticamente sembra Oddio, che qualsiasi sicuro. Veicolo io guido non ho le gomme da neve. È una cosa molto bella. Aiuto, sai che se ci si impegna sale. Sali con me. Ma se manda aiuto, non frena. Aspetta che mo ti do una macchina. Abbiamo questa, va. Prova a guidare questa macchina. Arrivederci. Eccola. Questa sono riuscita a guidarla. Scusa un attimo che provo la stessa cosa. Va bene, comunque. Come va? Adesso sta andando. Adesso va, perfetto, te l'ho risolto perché sapevo che si sarebbe risolto così. Perfetto, continuiamo la nostra carrellata di spionaggio. Chiss, che sta facendo qua? Che sta facendo Chiss? Aiuto. Sta facendo la testa. Mi gira la testa. Troppo freddo. God RP, bravissimo. Ah, Chiss è Rocco. E punto? C'è qualcuno? Ci sono i fantasmi! Aiuto! Arriva qualcun altro. Ma che fantasma? Aspetta, fammi... No, Antonio. È chiaramente segno di un fantasma antitacchezzo. Mi sentite? Certo che la sento. Voi mi sentite? Aiuto! Okay. Mi sentite? Mi stanno rapendo! Ciao, continua. È pazzo, Darlo. Sono D'Artagnan. Allora. No, D'Artagnan, mi dica. Sei quattro poliziotti. Allora, mi dica, signor D'Artagnan. Allora, voglio $1,000 in contanti cinesi. E poi voglio una motocicletta. Splash! Papa! Rapapapapapa! Dovrei riparare la moto. Allora, nel frattempo che cantano. Perché... Sì, si è rotta? A poster. Il pensiero. Mamma mia. La prego, la smetta. La prego. Mamma mia. Le do metà dei miei averi se la smette di cantare in no, questo istante. Per favore. Non ce la fa più. Lei mi mette la moto in posizione eretta davanti alla porta. E io me ne vado. Aiuto! Un botto. Scendi dalla moto. Aiuto! Vai. Ok, fino ad ora tutto a posto. Parte l'inseguimento. Allora sono giù, te l'hanno perso. Già sono castrato. Ma è un piccolo vuoto, ma è finito. Ho bisogno di etanolo. Pronto per una sera centro etanolo, mi dica. Buonasera, io ho bisogno assolutamente di etanolo. E di quanto etanolo ho bisogno? Almeno 200, almeno. Yellow Jack. Sì, allo Yellow Jack. Arriviamo, voglio vederla. Vabbè, andiamo con il nostro classico Spamfine. Eccoci qua. Sto giù qui? 13.000 va bene. 14. 13.500 la chiudiamo. Affare fatto. La ringrazio. Arrivederla. Arrivederla. Ma noi andiamo via verso l'infinito e oltre, perché non ci serve più. Oh no, sono svenuto, porca puttana. Ah, c'è qualcuno qua dentro. Oh no, aspetta, se non sbaglio si toglie l'invisibilità se entro. Volete vedere? Fra... Tu adesso sei libero? Grussi. Pronto? No? Pronto, buonasera, servizio metronomico. Salve, è una cosa un po' delicata. Ci servirebbe un prete specializzato in cose esoteriche. Esoteriche? Perché, sì. Perché ha chiamato la S lunga? Ah, ma scusi, ma che numero ho fatto? Il numero consegna spesa. Vabbè, le mandiamo un prete. Se ce l'avete in qualche scaffale, controllate magari in magazzino, non lo so. E inoltre il servizio della chiesa. Un attimo, la tende in linea.
Non c'è nessuno qui dentro, vero? Servizio chiesa? Ieri c'è stato un matrimonio. Cioè, stavamo scherzando, alla fine è stato un matrimonio, però abbiamo scherzato facendo finta che fosse una cosa tipo satanica, no? Eravamo su una tomba e abbiamo fatto finta di fare un sacrificio. Di socio. Poi mi è stato detto da un mio caro amico che io sono andato da lui e gli ho detto che c'erano dei problemi, mi stavano seguendo, ma non c'era nessuno, era tutto nella mia testa. Le serve un esorcista? Sì, per favore. Le mando il migliore esorcista della città. Perfetto. Salve, signore. Salve. Lei è prete esorcista? Sono l'esorcista. Perfetto. Andiamo. Siamo arrivati. Dov'è l'uomo soggetto? È il ragazzo qua dietro, ecco. Abbazia maledetta. Ti dice qualcosa? No. Assolvimi gli spiriti, trovami gli oniridi e tacci in questa tomba, così Dio ti possa trovare all'interno del nostro cuore. Cosa senti? Descrivi le tue emozioni. Sento qualcosa dentro qua, nel petto. Fallo uscire. Senti lo sciopero che è in te, sciopera. Padre nostro che sei in cielo, santificato sia il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Padre nostro che sei in cielo, santificato. Che schifo, liberati da questo eco mostro. Riesci a parlare? Sì. Hai vomitato i miei panini che ti ho dato oggi? Non lo so, guarda. Ma quindi è colpa dei panini? Non ho capito, io non sto facendo un cazzo. Non è che i panini erano stati. Scusi, cioè, salve, lei. Cioè, piacere, io sono Katie, lei sarebbe. Sono il prete dell'S lunga. Com'è il prete dell'S lunga lei? Prete dell'S lunga? Che chiesa è, scusi? La chiesa. Beh, ma scusi, cosa aveva quindi il nostro amico? Cioè, era un po' strano. Il vostro amico era posseduto da un demone scioperante. I demoni cercano le loro vittime con grande, grande attenzione. Proprio come noi all'Esselunga scegliamo con grande attenzione le materie prime da vendere nel reparto ortofrutta. Lei è stato il signor sacrificio, cioè il sacrificio. Signor. Io sono. Sì, sì. Come si sente? Io. Traumatizzato, signore, oggi ho visto è normale. Una persone a cui più tengo, ecco, tutto strano, che mi voleva uccidere, defecare sui preti. In questo momento c'è uno sconto del 50% dentro me. Ne vuoi approfittare? Possiamo andare via, per favore? Possiamo andare via? Che senso? Dove si prende il numeretto? Nel senso che le parole, a volte, bisogna dosarle e cercare uno sconto di pena dentro sé. E questo sconto adesso è del 50%. Solo per oggi. Con queste parole, io ho aperto un varco dentro di te. Sì. Un varco dalla quale usciranno i demoni. Lui sta benissimo, ha mangiato dei panini avariati. Abbiamo capito qual era il problema. Bravi. Perfetto. Beh. La consulenza è finita. Andate in pace. Fratello... Insomma, lascia che ti ripaghi, ecco, per il tuo, insomma, aiuto. No. Dio non vuole soldi. Dio vuole sconti del 50%. Ecco il mio sconto del 50%, fratello. Grazie mille. Questo penso che il suo, che Dio apprezzerà. Grazie. Ecco lei un panino in sconto. Ecco, grazie. Basta. Va, vi ringrazio. Questi soldi, queste cose che mi avete dato finiranno direttamente ai bambini poveri. I panini sono da controllare perché se magari sono avariati potrebbero morire i bambini. I bambini poveri, ormai ho deciso.